Una vittoria strappata con le unghie e con i denti, forse per questo motivo ancora più bella. Bella perché sicuramente siamo andati sotto al primo tempo dopo pochi minuti per un piccolo errore a centrocampo. È bellissima perché la squadra ha recuperato, ha giocato, ha creato tanto e meritatamente abbiamo vinto questa partita, assolutamente. Qual è la cosa che le è piaciuta di più? Forse la determinazione, la grinta, il fatto di non abbattersi dopo questo gol a freddo? Beh, sicuramente queste partite quando cominciano male c'è sempre il pericolo che la squadra si disunisce, invece noi col gioco, perché abbiamo cercato di creare tanto in un campo difficile, perché ovviamente non ci permetteva di giocare tanto la palla, siamo riusciti veramente a, secondo me, dominare la gara e meritatamente, continuo a dirlo, siamo andati in vantaggio e ci siamo portati a casa questi 3 punti. Anche oggi si è visto un Chieti determinato, questo si sapeva, però si è visto anche un Chieti più manovriero che vuole esprimere qualcosa in più, al di là della propria forza anche morale. Beh, sicuramente l'hanno detto tante persone che bisogna far passare un po' di tempo perché si possa riuscire a vedere anche un pochettino più di gioco. I ragazzi ci sono, abbiamo fiducia in tutti quanti, sono convinto che vedremo delle belle partite, ci toglieremo delle soddisfazioni importanti. E vedremo delle belle partite a partire da domenica prossima, perché arriverà la Battistrada, che anche oggi ha vinto, come voi, quindi insomma sarà una partita sicuramente di quelle da segnare con il classico circoletto rosso, anche un appello, ma non ce n'è bisogno, alla tifoseria. Non c'è bisogno che faccia nessun appello, perché sono convinto che i miei tifosi riempiranno lo stadio al 100%, perché stiamo dimostrando che meritiamo il rispetto di tutti e anche della tifoseria, quindi sono sicuro che avremo lo stampo pieno. Poi, secondo me, se mi permettete, deve essere a San Benedettese di aver paura di venire a Chieti. Chi viene a Chieti a casa nostra deve portarsi veramente e deve essere super attrezzato per portarsi via a casa qualche punto, quindi sono convinto che faremo una grande partita domenica.